gente, benvenuti in questo nuovo video. Sono tornata con un altro video. Non so se l'avete già visto, ma appunto sono ritornata sul canale dopo un po' di mesi di inattività. Il primo video che ho ricordato è stato quello sulla mia prima donazione, quindi se non l'avete visto vi consiglio di andarlo a vedere perché è molto importante per me. E poi l'ultimo video che è uscito è quello proprio sull'università. E quindi anche quello vi consiglio di andare a vedere, perché io sono qui, diciamo, questo è una sorta di video continuazione, perché appunto vi parlavo del video del mio primo giorno di liceo che ho fatto quindi 5 anni fa. E quindi, dato che vi avevo menzionato quel video, mi sono detta: ma perché non faccio una reazione? Anche perché è un genere di video che non ho mai portato sul canale. Faccio le cuffie, infatti ora metto anche l'altra. E sono qui appunto per fare questa reazione con voi e farvi rivedere quel video, però con me che lo commento, perché se ve lo andate a vedere da soli non va bene, ok? Non ve lo andate a vedere da soli, perché no, vedetelo qua se lo volete vedere, che lo commento io. Sigla. Take me. Bene, iniziamo subito, che ho davvero tantissima voglia di fare questa cosa, proprio non vedo l'ora, quindi facciamo partire. Ciao gente, benvenuti in questo nuovo video, sono Anastasia per chi è nuovo sul mio canale e chi non mi conoscesse. Ovviamente, ciao gente, il solito saluto. In questo video voglio raccontarmi il mio primo giorno di scuola, sono una liceale, oramai... Un liceale, sì. Il primo anno sto facendo. Take me. Ah, così, parte la sigla, così proprio a caso. Cioè, io mentre parlo, come se io mentre parlo... Take me. È iniziato, perché ovviamente è iniziato un po' a casaccio quest'anno. Cioè, tipo, da alcuni il lunedì, da altri il martedì, da altri il mercoledì, da altri il giovedì, da altri il venerdì, il sabato. Non credo e non lo spero, perché non avrebbe proprio senso, quindi... Comunque... Certo che avevo un senso di fare avevo un senso di fare i video fantastico. Cioè, inizio a parlare del mio primo giorno di scuola dicendo che non ha senso, che quando inizia il primo, il secondo, il terzo, certo. Ho fatto un discorso di un minuto per dire che non ha senso che inizia il lunedì, che non ha senso che inizia il martedì, il giovedì, il sabato. Ok, sì, vabbè. Lasciamo stare. Perché il secondo fa il primo lunedì? Cioè, non ha senso. Comunque, lasciamo stare. E infatti, vai. Oggi è praticamente, oggi è giovedì, tra una settimana esatta fa, ho iniziato la scuola. Io ho registrato il video dopo una settimana, ok? Tutti che iniziano un nuovo anno sono un po' ansiosi perché non sanno come potrebbe andare questo nuovo anno, hanno tante aspettative, hanno ansia, dubbi, incertezze. Casa, auto, libri, fogli di giornale. Niente, voglio raccontarvi il mio primo giorno di scuola, quante volte l'avrò detto comunque. E infatti basta, cioè racconto prima, quindi cioè sono passato 2 minuti e ancora non ho detto niente. Sono una delle pochissimissime persone che ama la scuola, forse l'unica, però no, vabbè, anche mia sorella. Ok, è una cosa di famiglia. Certo, me l'hanno trasmesso come il DNA, capito? Una cosa che si trasmette così. A parte che io tutta l'estate non ho fatto nulla, cioè nel senso mi sono... In tutto ciò ancora non ho parlato del mio primo giorno di scuola. E quindi non vedo l'ora di iniziare la scuola, la vita quotidiana, perché appunto poi ci sono i compiti da fare, la mattina almeno ce l'ho occupata. La scuola invece è molto divertente. Sì, lo so che sembrerà strano, però niente, questo è il mio concetto di vita, ok? Ecco, adesso, dopo 3 minuti, inizio a parlare del mio primo giorno di scuola e faccio anche la sigla del mio primo giorno di scuola. Cioè, proprio top, cioè ero proprio una videomaker fantastica, avevo delle idee, cioè creavo proprio dei video. Niente, quindi ero felice, cioè non avevo molta ansia, anche se la notte prima diciamo che non riuscivo a dormire. Giustamente, ero agitata, cioè, mi scuotevo da una parte all'altra. A come sarebbe potuto andare questo giorno di scuola, a farmi nuove amicizie, se non fossi riuscita, se non... Giustamente, non sapevo come si diceva, se avesse, se fosse, quindi lasciamo stare, però facciamo notare ai miei follower che non lo so dire, certo. E sono normalissime da pensare che tutti le pensano la notte prima del giorno di scuola, quindi io... Sono proprio cambiata, ma non ci penso proprio a queste cose, cioè non sono per niente ansiosa.
Io un po' facevo tipo, ah che bello, non vedo l'ora. Un po', ah perché non mi metto a dormire. Ah, perché non dormo? Perché? Odio quando non riesco a dormire perché penso. La mia testa si fa così. No raga, sono troppo imbarazzante. Cioè, ma vi rendete conto? Ma poi che voce avevo? Cioè, ma poi anche questo video come l'ho fatto? Cioè, me lo ricordo quando l'ho registrato. Quindi arrivo al classico, vedo qualcuno che conosco e insomma vado a parlarci. Non mi ricordo con chi sono andata a parlare, sinceramente. Io non vedo l'ora, poi vabbè. Cioè, c'è la luce dietro accesa, era sera. Suona la campanella, entrano tutte le classi, che tranne le prime ovviamente. Quindi entrano la quinta, la quarta, la terza, la seconda. Noi prime rimaniamo fuori. Certo, tranne le prime sappiamo quali sono le altre. Poi arriva la professoressa, non mi ricordo di cosa. Fa un discorso che non si è sentito niente perché non si sentiva da lì dove ero io. Non mi ricordo perché non si sentiva. Cioè è piccolo il posto, non bisogna sentirsi. Parlava quella proprio così. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Poi vabbè, ci fanno entrare e andiamo in un tipo giardinetto. Vabbè raga, la mia scuola è un convento. Quello in cui ero, questo famoso giardinetto, era il chiostro. Bene, in 5 anni ho imparato qualcosa, fantastico. E quindi là ci fa il discorso la preside, però questa volta è col microfono, quindi tutti sentiamo, meno male. Meno male. Ma davvero raga, mi chiedo come facevo a non sentire se è un chiostro di 2 metri quadri, cioè. Si divide in sezioni e mano a mano chiama le sezioni. Io ero nella sezione C. Inizio a vedere un po' i miei compagni di classe, anche se ne conosco ben po', ne conoscevo allora ben pochi. Ci accompagnano alla nostra classe, vengono i nostri professori, prima quella di italiano, credo. Ah, una settimana conosci gli alunni, però non conosci i professori ancora. Conosciamo quella, no, di matematica no, mancava il primo giorno di scuola, wow. Wow cosa, sei il giorno libero, ma che vuol dire? Niente, questo è stato il mio primo giorno di scuola, per me è stato davvero bellissimo. Se posso dare qualche consiglio, soprattutto se i compagni non li conoscete, vi consiglio di essere se stessi. Vi consiglio di essere se stessi, ve lo consiglio con tutto il cuore. Di crederci fino alla fine. Crederci in cosa esattamente? Di essere felici, ansiosi magari, perché l'ansia fa bene, non troppa, però fa bene perché provare un'emozione fa sempre bene. Certo, decido io le emozioni, allora, felicità. Ansiosità. Siate felici e entusiasti di iniziare un nuovo anno. Entusiasmo. Noi stessi pure. Diciamo che devo dirvi solo questo. Che cosa dicevo? Cercavo anche di fare. E ci vediamo al prossimo video. Mi è piaciuto fare questa chiacchierata con voi. Mi è piaciuto anche a me fare questa reaction assurda, inutile. Questo video vi prego, eliminatelo dalla vostra testa, non andate a vedere mai più, perché è veramente qualcosa di osceno totalmente. E spero anche io che questo video vi sia piaciuto, come sperava lì quella bambina che non so chi sia. No dai, non si rinnega mai il proprio passato, però cioè vi rendete conto, la voce, tutto, vabbè, non che adesso sia messa meglio a livello di... Vabbè, in ogni caso, dimenticatevi quel video, lasciatelo stare e niente. Comunque penso che farò altre reazioni perché devo dire che sono davvero, cioè, sono molto divertenti questi video. È stato molto bello rivederlo e rivivere parte della mia infanzia, anche perché io sono una proprio da poca memoria, quindi pure il primo giorno di scuola non è che me lo ricordassi tantissimo. Invece vedendo questo video mi sono ricordata delle belle situazioni. Io spero che questo video vi abbia fatto ridere, cioè l'altro nel senso, non lo vedete. E questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Ci vediamo gente, sempre qui da Roma. Bacio a tutti. Bye. Ciao. Come si spiega?